Nicola Menia e dirigo la chirurgia generale universitaria dell'ospedale Santa Maria di Terni. E la struttura a me assegnata è una struttura che si compone di 32 posti letto articolati in una sezione di chirurgia endocrina, una sezione di chirurgia mammaria, una sezione di chirurgia generale e una sezione di chirurgia d'urgenza. E la struttura deriva dalla, diciamo, dal matrimonio di più scuole universitarie, quali quella del professor Daddi, che viene dalla Scuola Romana di Chirurgia del professor Valdoni, quella del professor Sciannameo, che viene dalla Scuola Universitaria del professor Moggi, e quella del dottor Rozzi, che viene dalla Scuola Ospedaliera Ternana, che ha avuto prima il dottor Diotallevi e ancora prima il professor Marino, a dirigere appunto questa componente ospedaliera. Quindi la mia fortuna è quella di aver di essere riusciti ad amalgamare queste tre realtà e poi articolarle in maniera, diciamo, attuale, moderna, non che non fossero state moderne le precedenti, sono scuole che hanno dettato in tutta Italia un concetto di chirurgia, e soltanto che andavano appunto applicate in maniera efficace con i nuovi concetti della sanità. Un ambito di ricerca particolare è quello della chirurgia della tiroide, che diciamo è un nastro portante di questa struttura. La chirurgia della tiroide è in ambito nazionale il centro che ho l'onore e il piacere di dirigere, si propone tra i primi 5-6 centri, sia per numero di attività che per numero di attività rivolta verso pazienti che vengono da altre regioni, e non solo le regioni meno, diciamo, meno assistite, le regioni più deboli, ma confronti proprio di tutta Italia. E è particolarmente efficace la proposta che proponiamo, sia appunto, come già detto, l'analisi genetica dei tumori della tiroide, che ha comportato che questo centro sia il centro, uno dei 7 centri di riferimento dell'Università di Perugia per la genetica e la proteomica della patologia tiroidea. E sia perché da un punto di vista più pratico, più chirurgico, ci si rivolge a un ambito di patologia estremamente importante e forse non da tutti fatto, qual è il trattamento dei carcinomi localmente avanzati della tiroide, cioè di quei carcinomi che invadono le strutture del collo e comportano una particolare attenzione. E sia per quanto riguarda alcune modalità di esecuzione dell'intervento stesso. Appunto, siamo a ridosso della giornata della voce nella struttura che appunto dirigo, viene a essere utilizzato un particolare strumento che ci consente di rilevare in maniera precoce durante l'intervento chirurgico e seguirlo durante tutte le fasi appunto di questo, il nervo laringeo ricorrente o inferiore, che è il nervo deputato a mantenere la tonicità della corda vocale, per cui ci consente di limitare quelle che sono gli insulti che in chirurgia possono succedere, e l'insulto più disastroso che in chirurgia del tiroidea può capitare, cioè quello della lesione del nervo ricorrente con modificazione della voce del paziente. E questo strumento, che non è che abolisce definitivamente questo tipo di l'incidenza di questo tipo di lesione, però ne riduce fortemente la presenza,
ci consente appunto di offrire al paziente un ulteriore efficace trattamento della sua patologia. Pensiamo a tutti coloro che della voce fanno mestiere, che non sono soltanto cantanti, attori o chi si propone al pubblico, ma anche insegnanti, anche insomma, perdere la voce, ridurla, modificarla è per tutti un problema. E questa particolare applicazione, appunto, ribadisco, consente una forte limitazione di questa dell'incidenza di questa evenienza, e quindi sia per il paziente che appunto per il chirurgo, che poi ne potrebbe sopportare anche conseguenze di tipo professionale sotto vari aspetti, risolve in maniera significativa il problema. E soprattutto in alcuni casi in cui, quando trattiamo recidive di patologie tiroidee non trattate radicalmente o patologie neoplastiche che si ripropongono nel collo, facilita notevolmente il mestiere del chirurgo, ma soprattutto soddisfa notevolmente la giusta necessità del paziente di conservare alla fine dell'intervento, nel prosieguo della propria vita, la voce, così come naturalmente tutte le sezioni come già detto all'inizio della nostra intervista, sono particolarmente attive dal punto di vista dell'attività clinica. I 2000 interventi, di cui il 30% extraregionali, testimoniano questa cosa, ma anche dal punto di vista della ricerca scientifica, appunto per proporre al paziente proposte terapeutiche sempre più aggiornate, moderne ed efficaci. E questo è testimoniato dal fatto che la maggior parte dei miei assistenti, dei miei collaboratori, diciamo anche dei miei amici, sono inseriti a livello nazionale nelle maggiori società scientifiche e sono chiamati a parlare nei contesti congressuali nazionali e internazionali più importanti. Questo, appunto, ribadisco, testimonia la validità dell'attività della struttura, e questo si ottiene soltanto se la struttura lavora in maniera armonica, in maniera culturalmente valida e in linea con quelle che sono appunto le richieste di una sanità moderna e delle esigenze del paziente. Quindi vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che collaborano con me, che anche al di sopra di quello che è le necessità orarie, le fatiche che tutti i giorni sono costretti a fare per portare avanti efficacemente il loro lavoro, lavorano con estrema serenità, con estremo piacere e con estremo contatto umano, empatia.